Benvenuti a Ecomondo nel padiglione della città sostenibile allo studio di Tecneco, dove stiamo raccontando da questa mattina e continueremo a farlo per i 4 giorni della fiera di Ecomondo, il mondo della green economy. Non è un caso infatti che siano poi in corso, mentre noi stiamo qui parlando, gli stati generali della green economy. Un nuovo universo per quello che riguarda l'Italia, fatta di storie, di aziende, di personaggi e di imprese che a volte servono a fare poi la differenza. Una di queste storie poi è quella di Arca Tecnologie, di cui abbiamo il presidente e socio fondatore Alberto Tonielli. Voi sviluppate tecnologie per conto terzi, tecnologie green, anche perché oggi il mercato chiede tecnologie green. Che cosa vuol dire sviluppare per altri? Sviluppare per altri vuol dire mettere a disposizione delle competenze specialistiche, molto specialisti, perché noi veniamo dal mondo della ricerca, siamo uno spin-off universitario, di aziende che potrebbero non averne bisogno permanentemente e per le quali formare una persona può essere anche molto costoso. Quindi noi le mettiamo a disposizione per il tempo e per il periodo necessario, in modo da far ottenere all'azienda il risultato senza caricarla di costi indebiti e impropri. Voi siete nati come uno spin-off universitario, lei è un ex professore in particolare. Sì. Questo significa avere molta rilevanza nella vostra attività, e ovviamente ce l'ha il mondo della ricerca, che spesso si dice ma in Italia non c'è la ricerca, ma senza la ricerca non ci sarebbe l'industria che si rivolge a voi. Noi affrontiamo delle problematiche industriali con i metodi tipici della ricerca, quindi con un approccio più formale, dove le soluzioni arrivano perché ci si è pensato. Quindi il nostro processo di sviluppo di un progetto magari richiede qualche tempo in più all'inizio per essere sviluppato, ma poi quando è realizzato normalmente si va sul campo e funziona. Che differenza c'è? Voi vi occupate di automotive come vi occupate di smart grid, quindi clienti diversi, forse anche tecnologie diverse, oppure no? In parte, nel senso che molti metodi, soprattutto tutti gli algoritmi di controllo, le metodologie prese dal mondo della ricerca e riportate qua dentro, hanno molti aspetti in comune. E alla fine l'oggetto che noi realizziamo è sempre fatto con un'elettronica di controllo, un'elettronica di potenza e degli algoritmi del software. Vorrei dire che da un'applicazione all'altra magari il 60% di know-how è invariato, cambia solo quello che rende specifica l'applicazione in quel contesto. In particolare sulle smart grid, cosa state sviluppando adesso? Adesso abbiamo aperto il filone dell'accumulo energetico, perché è noto che le fonti rinnovabili stanno creando dei grossi problemi alla rete, in quanto sono discontinue e aleatorie, mentre la rete ha bisogno di una gestione, di una garanzia. Allora l'introduzione delle rinnovabili all'interno di una rete, così come è congegnata la nostra, sta creando problemi e quindi l'idea di rendere il circuito generazione di energia e fruizione dell'energia molto più corto, senza passare dalle centrali termoelettriche che magari sono a centinaia di chilometri di distanza. Però per colmare in qualche maniera l'handicap dell'aleatorietà e della incertezza delle fonti energetiche, un accumulo di energia consente di separare temporalmente il momento in cui l'energia è prodotta dal momento in cui l'energia è utilizzata. E questo è fondamentale, perché io potrei avere eccesso di energia a mezzogiorno, quando tutte le fonti fotovoltaiche stanno lavorando, e poi alle 6 di sera non ne ho più. Ma qualcuno ha bisogno di energia anche dalle 6 di sera alle 10 certo. della mattina. Allora l'accumulo serve per spostare il momento della generazione dal momento della immissione in rete. Questo è l'argomento su cui ci stiamo concentrando adesso. Invece sul settore automotive, voi state lavorando a un progetto che io reputo interessante per tanti aspetti. Voi state creando che cosa di elettrico? Stiamo lavorando su un veicolo ibrido, solo che è un veicolo ibrido di grande potenza e quindi si discosta un po' da quello che uno immagina essere un veicolo ibrido. Non vorrei fare dei nomi, ma insomma parliamo di roba da molte centinaia di cavalli. Parliamo, senza fare nomi, ma qualcuno insomma avrà capito, perché
un'automobile, un marchio italiano di alcune automobili molto di lusso e molto veloci. Di che potenza parliamo? Ma complessiva tra il termico e l'elettrico intorno ai 900 cavalli, di cui 150 elettrici e forse qualcosa di più, e il resto dal motore termico. Ecco, qual è l'interesse? Perché tra l'altro questa automobile non sarà, a parte il prezzo che probabilmente né io né lei potremo permetterci, no. Però non sarà neanche, non saremo neanche invitati ad acquistarla, no. Perché la casa automobilistica la offrirà solo a dei clienti scelti. Certo, perché è un oggetto molto particolare. Però allora la domanda, io gliela chiedo, è chiaro che lei si occupa della ricerca e della progettazione, perché creare dei modelli così di lusso per sperimentare, per creare imitazione del mercato, che cosa? Beh, ci sono delle esigenze di ridurre i consumi, perché poi con le normative che ci sono ogni azienda viene penalizzata se supera determinati livelli di consumo. Ovviamente le macchine di lusso consumano e allora hanno bisogno di avere in determinati cicli, soprattutto i cicli urbani, la possibilità di ridurre i consumi, quindi e l'ibrido aiuta moltissimo in queste situazioni. Però ci sono anche degli aspetti funzionali, cioè la possibilità di avere una trazione elettrica in aggiunta a quella termica può dare delle funzioni di controllo della vettura impossibili, ad esempio il controllo d'assetto, che può essere fatto non solo frenando come avviene in tutte le vetture normali, ma addirittura accelerando certe ruote in modo da garantire l'inseguimento della traiettoria. Quindi una tecnologia, diciamo, elettrica sta portando però una trasformazione certo, molto radicale nel settore dell'automobile. Assolutamente sì, i veicoli ibridi sono il trait d'union tra la vettura tradizionale e la vettura full electric. Non siamo ancora pronti per il full electric perché le batterie non sono ancora ai livelli necessari, ma l'ibrido è la transizione, quella che consente di acquisire alle case automobilistiche tutte le tecnologie dell'elettrico e in attesa continuando a utilizzare tutto il know-how sul motore termico che loro hanno. Come, prima come docente e poi come imprenditore, come ha visto cambiare la vostra azienda? Nasce nel 2004, quindi è molto giovane. Ecco, come ha visto cambiare il mondo della tecnologia verso la sostenibilità? Ammesso che ci sia stato questo percorso. Se lei mi avesse chiesto 10 anni fa che futuro vedevo per i veicoli elettrici, le avrei detto molto nero, perché la tecnologia era totalmente incompatibile. Se me lo chiede adesso, non so dirle se sarà il 2016, il 2018, il 2020, ma comunque ci si arriva, non si è più molto lontani. Credo che la testimonianza di Alberto Tonielli, presidente e socio fondatore di Arca Tecnologie, ci dia un altro tassello in questa costruzione di storie che stiamo facendo qui da Tecneco a Città Sostenibile, di quello che non è più un futuro utopico, ma è una realtà verso la quale ormai siamo indirizzati. Sì, direi che la strada comincia a essere segnata. D'altronde, se chi lavora sulla progettazione oggi progetta delle macchine che hanno queste performance e rispondono a queste esigenze per domani, significa che il mercato di domani sarà questo? Diciamo che ci sarà una transizione, anche certo, perché poi non c'è solo il problema di progettare, costruire e vendere a dei prezzi competitivi il veicolo elettrico, e c'è tutto il problema dell'infrastrutturazione. Quindi i tempi saranno lunghi, ma la strada è abbastanza segnata. Diciamo che la strada è elettrica, sì, in ogni senso. Sì, perché tra l'altro ricordo sempre che si sta progettando insieme ad Enel di rendere elettrificata tutta l'autostrada Milano-Brescia come una delle prime strade elettriche, che significa mettere dei distributori di elettricità capaci di ricaricare, sì, le batterie in 30 minuti, quindi rendere competitiva l'auto elettrica. Tenga conto che uno dei progressi che è stato fatto sulle batterie è proprio quello di poter consentire cicli di carica molto veloci, cosa che certo, con le tecnologie di 10 anni fa non era possibile. E quindi la strada è quella. Bene, verrebbe a dire staremo a vedere, ma i tempi sono un po' lunghi, non staremo a vedere nelle prossime ore, ovviamente, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, continueremo a raccontarvi qui dagli studi di Tecneco a Città Sostenibile
a Ecomondo quanto di green sta diventando la tecnologia, i prodotti, i processi, le storie e i protagonisti. Ringrazio Alberto Tonielli, presidente e socio fondatore di Arca Tecnologie, ringrazio tutti voi da casa che ci state seguendo e a più tardi e grazie. Grazie a voi.